tutti di noi insieme per un altro programma con E ci insegnava le scritture, parole dette da due discepoli, detti di Emmaus, che si incontrarono con Gesù e che solo in un secondo momento realizzarono che era il risorto Signore di cui loro stavano parlando. Quel risorto Signore che gli spiegò le scritture, e la nostra preghiera è che il Signore spieghi le sue scritture anche oggi a noi. Stanno con noi Anna e Naomi. Siamo grati al Signore che abbiamo potuto riprendere i nostri culti, seppure con delle misure che abbiamo dovuto adottare, ma continuiamo a presentare l'annuncio della parola del Signore e per evangelizzazione e per istruzione biblica. Oggi parleremo del soggetto Il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo. Ma prima preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare per Gesù, il nostro Salvatore, per come hai cura di noi. Domandiamo il tocco della tua mano per ciascuna persona che segue questo insegnamento della tua parola. Aiuta, benedici, libera tutti coloro che hanno delle necessità spirituali, in particolare per il tempo difficile che stiamo vivendo. Vieni incontro, Signore, dando le risposte ai nostri spiriti, alle nostre anime affamate di Te, ai nostri corpi spesso ammalati, comunque bisognosi di trovare in Te l'esaudimento, la risposta alle preghiere. Parlaci e guidaci, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Siamo grati al Signore perché questo soggetto è importante, e ha una importanza e una rilevanza speciale negli ultimi anni a motivo dell'immigrazione. Sarebbe se no rimasto l'argomento principe per sollecitare dei missionari che andassero nei paesi islamici, ma la realtà è che i paesi islamici sono arrivati fino a noi e sono qui con noi attraverso l'immigrazione di cui abbiamo goduto. La parola di Dio ci insegna che una risposta della Bibbia a ogni nostra necessità, a ogni nostro problema esiste. E sicuramente il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo, è un soggetto attuale. L'Europa si sta islamizzando? C'è davvero, come alcuni dicono, una decristianizzazione in atto? Va subito chiarito che i risvegli religiosi della fine del XX secolo e avvio del XXI hanno coinvolto ogni cultura del mondo, sia le religioni istituzionali che le nuove religiosità hanno, contro ogni evidenza e convinzione, recuperato posizioni. La secolarizzazione, la modernità, il laicismo, che si credeva fossero a un livello di processo irreversibile di privatizzazione dell'ambito spirituale della collettività, ma anche degli individui, sono una realtà diversa. Un ruolo importante dobbiamo attribuirlo ai fondamentalismi, termine riassuntivo naturalmente, con cui si indicano movimenti e tendenze ideologiche che tendono a riproporre l'essenza di un messaggio religioso come elemento con cui costruire le fondamenta della vita sociale e civile. Il tutto in nome di una presunta, naturalmente, purezza originaria. Spesso il fondamentalismo viene anche riferito ai movimenti evangelicali e a quello pentecostale, quest'ultimo che ci riguarda ovviamente da vicino. Oggi viene il più delle volte associato alla religione dell'Islam, che appare agli occhi dell'Occidente come una cultura opposta ad ogni secolarizzazione. Il vecchio continente, l'Europa, sembra ridisegnare i propri convincimenti religiosi a motivo dell'immigrazione, ma anche delle conversioni. Conversioni di occidentali, che numerosi rivolgono la loro attenzione religiosa all'Islam. Il neocredente islamico
e soprattutto del ceto medio, quello che avverte l'esigenza di una certa moralità e motivato da ragioni sentimentali, ambientali, sociali. Crede che l'Islam consista in un ritorno alla semplicità e quindi considera questa religione una via d'evasione dalla nostra cultura e dalla nostra esistenza consumistica di corsa senza molti valori importanti. Non è un rinnegato il credente islamico europeo occidentale tipo quello del 5-600 in Italia, un povero spinto da motivi terreni. Non è neanche un opportunista del tempo delle grandi conquiste militari islamiche, i convertiti che abbuiravano la fede cristiana, domanda ma quale, per ragioni fiscali, perché bastava, tra virgolette, la conversione all'Islam per non essere soggetti al versamento del tributo all'invasore arabo. Una buona molla per chi in realtà non aveva grandi valori ed esperienze cristiane. Fu così che chiese di gloriosa tradizione, come quelle della Siria e dell'Africa del Nord, scomparvero dal numero delle chiese cristiane. Consideriamo insieme il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo, in che consiste. E cominciamo dalla considerazione linguistica. Islam, dedizione, abbandono alla volontà di Dio, il cui nome proprio non è come si crede Allah. Infatti questa parola araba, Allah, significa soltanto Dio. Anche per questo gli islamici non accettano volentieri la definizione di maomettani. I nostri amici islamici scorgono in questo un'esagerata enfasi sul profeta. Invece loro affermano: non vi è Dio se non Allah, e Maometto è il profeta di Dio. L'Islam in che consiste vogliamo vedere nei suoi tre importanti principi. Per comprenderlo e vogliamo esaminarli di seguito, il suo carattere, il suo integralismo, il suo passato. Con noi Anna e Naomi ci aiutano a leggere i versi della Bibbia tra poco. L'Islam non ha un carattere privato, non è neanche un fatto di coscienza. L'islamico trova importanti soprattutto il culto e la regolamentazione religiosa della vita quotidiana in tutti i suoi aspetti, materiale, politico, spirituale. I cinque pilastri dell'Islam confermano questo carattere pubblico della religione di Allah. Sono la professione di fede, la preghiera, il digiuno, la tassa per i poveri, il pellegrinaggio. Sono i cinque doveri della fede islamica. Il digiuno, che ha momenti particolari in cui essere praticato, la professione della fede, che richiede momenti speciali in cui bisogna, è necessario, è indispensabile fare professione di fede, e poi la preghiera con la recita quotidiana delle cinque preghiere. Le nostre amiche e i nostri amici islamici sono famosi un po' dappertutto perché, senza vergogna della loro fede, dovunque si trovano, potrete trovare degli amici islamici che si fermano, mettono il tappetino in direzione della Mecca. Molti sono dotati nei paesi stranieri di una bussola orientata sulla Mecca, sulla città sacra per loro, per il centro religioso sacro per loro, e in quella direzione rivolgono le preghiere. Poi l'elargizione delle elemosine è il compimento, almeno una volta nella vita, del pellegrinaggio alla Mecca, cioè in Arabia Saudita. L'Iram ha il carattere, abbiamo accennato, anticipato, della professione di fede. Consiste nella confessione pubblica che Dio è uno e che, professante,
desidera aggiungersi alla comunità islamica, un po' come quella dei neofiti cristiani primitivi che dichiaravano che Gesù Cristo è il figlio di Dio, Atti 8, 37 a 40. Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Notiamo che nel battesimo quell'uomo confessò, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Come un cristiano ha questa professione di fede, un islamico ha la sua. L'Islam ha anche il carattere della preghiera, è una preghiera soprattutto comunitaria. Ed ecco il motivo delle forti lamentele degli amici islamici per le restrizioni del coronavirus, perché abituati alle preghiere comunitarie tutti insieme, vicini vicini, questo ha causato delle difficoltà per loro. È una preghiera comunitaria sempre uguale, codificata. La privata preghiera integra, ma non sostituisce quella pubblica, che comunque resta obbligatoria, diversamente dal cristianesimo che la distingue nei culti pubblici e nella devozione privata. Primo Corinzi 14, 15 a 17. Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire Amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. E vorrei dire che questa preghiera comunitaria poi ha anche naturalmente la sua importanza in relazione a quella individuale, diciamolo con chiarezza. Un buon cristiano è tale se prega privatamente e comunitariamente in chiesa, cioè con gli altri credenti. Matteo 6,6. Ma quando tu preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Sarebbe poco saggio stare a discutere sull'importanza della preghiera privata e comunitaria e chi è cosa e chi e quale sia più importante. Sono due esperienze complementari. Nella preghiera privata puoi pregare quando vuoi e quanto vuoi, scegliere dei momenti precisi, ognuno si ritaglierà i suoi. Nella preghiera pubblica sei naturalmente tenuto a frequentare i culti che la tua chiesa riunita ha nel nome del Signore, e in quei momenti ci sono la preghiera pubblica comunitaria e poi questa privata, di cui Gesù ha detto entra nella tua cameretta e chiudi la porta. L'Islam dunque ha il carattere dalla preghiera, ma prende anche il carattere dal digiuno, che è considerato educativo, nonostante il danno economico per la sua osservanza nel mese del cosiddetto Ramadan. Prescrive l'astensione da cibi, bevande, fumo, contatto sessuale dall'alba al tramonto. È sottoposto ad un rigido controllo pubblico, non è volontario e neanche caratterizzato da quella privacy insegnata invece da Gesù per la sua osservanza, come leggiamo in Matteo 6, 16 e 17. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno, ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia. Gesù sta dicendo non lo fare per farti vedere. Gesù sta dicendo cerca di
farlo privatamente. E tra poco continuiamo, ma concediamoci una pausa musicale. Non andate via, tra qualche istante riprenderemo.
Eccoci di nuovo insieme, desideriamo continuare il nostro studio oggi, il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo. E ora vogliamo vedere che l'Islam ha il carattere di aiuto ai poveri. Le tasse per i poveri sono indicate nel Corano, il principale libro sacro che hanno, in una misura delimitata che va dal 2 al 10%, è obbligatoria. E fu stabilita come compensatrice degli squilibri sociali a favore di vedove e orfani, ma anche schiavi per il loro riscatto quando previsto. Si differenzia per questo dal cristianesimo che insegna il dare, ma su basi volontarie. Malachia 3, 8 a 10. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sa più dove riporla. 400 anni prima del tempo della venuta di Cristo, anni di silenzio profetico, anni in cui non fu aggiunto nessun libro al canone delle Sacre Scritture vetero-antico testamentarie, Dio parlava attraverso questo profeta denunciando la mancanza del versamento delle decime da parte dei credenti dell'Antico Patto come un vero e proprio furto, ma avrete notato dalla lettura di chi ci sta aiutando a leggere i versi biblici, ma mettetemi alla prova in questo. E quindi questo ci parla di un atto volontario, di un cuore che decide e dice: Signore, io ti onoro, lo faccio perché tu sei fedele e credo che certamente e sicuramente faccio la cosa giusta. Ti metto alla prova, sicuro della tua fedeltà. Matteo 23, 23. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Senza tralasciare le altre, e anche qui torna la volontarietà. Gesù non è venuto per abolire il dare previsto per i credenti ebrei, ma sta dicendo a quei farisei, a quegli scribi che appartenevano ai partiti religiosi del tempo: voi osservate così minuziosamente ogni forma di decima fino al versamento della decima delle insalate e poi trascurate le altre cose, il giudizio, misericordia, fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Secondo Corinzi 9,7. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio ama un donatore gioioso. E
quando il credente offre al Signore lo fa con gioia, con ilarità, con felicità. L'Islam ha poi il carattere del pellegrinaggio. Era un'usanza preislamica, per la verità, con alla base il culto pagano della pietra, la cosiddetta pietra nera, con destinazione la Mecca. Si ritiene che il pellegrino faccia poi l'esperienza di una grande purezza comunitariamente, cioè insieme a tutti gli altri, e per 7 volte è previsto il giro della pietra nera e l'andata ad Arafat, dove si resterà in piedi al cospetto di Dio da mezzogiorno fino al tramonto. Sono osservate delle forme esteriori nel pellegrinaggio, come un abito particolare, la trascuratezza nel lavarsi, nel tagliarsi i capelli, tutto fatto in nome di questo pellegrinaggio. I cristiani non hanno degli obblighi di pellegrini di nessun tipo, e con questa affermazione vogliamo escludere non solo l'obbligo di andare a Gerusalemme, ma anche l'obbligo di andare in santuari sparsi un po' qui e lì nel mondo. Non c'è nessuna forma di salvezza, salvo che quella di turismo, magari definibile religioso, ma non puoi essere salvato in un pellegrinaggio. Puoi essere salvato solo se credi in Gesù, e allora sarai salvato tu e la casa tua. Siamo pellegrini, ma per la città del cielo. Ebrei 11, 8 a 10. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. È evidente che il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo, ci parla anche del suo integralismo, che è evidente qualche volta nella manifestazione del totalitarismo. E in questa religione non si distinguono i valori come spirituale e mondano, sacro e profano. Questa visione del mondo porta alla conclusione che non c'è la Chiesa e lo Stato. Ambedue, infatti, sono regolati unitariamente. Ci sono solo credenti con un libro, il Corano. Gesù distinse i ruoli, dicendo: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. In tempi più vicini a noi si è poi parlato di libera Chiesa in libero Stato, ma con i ruoli evidentemente distinti. Il credente musulmano è il rappresentante di Allah in terra, invece i cristiani esercitano un sacerdozio universale come credenti, che li porta a sacrificare a Dio la loro vita, la lode, i loro beni, il tutto come sacerdoti del Signore. Primo Pietro 2,5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E Apocalisse 1,6 parla della stessa cosa. Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. I cristiani sono pieni di entusiasmo nel sentir parlare di un sacerdozio universale dei credenti, che oggi sembra un'ovvietà, ma che appena nel 1600 stava costando la testa a Martin Lutero, che reclamava tutto questo. I cristiani non erano, e in certi ambienti definiti cristiani, non sono ritenuti sacerdoti. Distinguono in molti ambiti i cristiani come il popolo e poi c'è il clero, e invece no, c'è un sacerdozio universale dei credenti. L'integralismo dell'Islam è evidente nel concetto di clero,
Ambedue rifiutano il concetto di clero, ma l'islamismo fa interpretare le sue leggi da dottori e giuristi, e quest'ultimi colmano le eventuali lacune del Corano rispetto al tempo. Anche dell'uomo c'è una visione integralista. Non c'è un'opposizione tra corpo ed anima, muoiono ambedue, secondo loro, per risorgere e godere insieme. Per questo motivo è rifiutato il celibato che alcuni cristiani osservano liberamente. Il corpo per l'islamico non è demonizzato. Pare che Maometto abbia detto: non esiste nessun tipo di monachesimo nell'Islam. Per la verità lo affermiamo anche noi, perché a noi Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ed è per questo che Charles Carlo Wesley diceva: ci offriamo liberamente a tutti, non imprigionati da inferriate e voti. Se ci chiudiamo in un posto per pregare, solo pregare, chi andrà a raggiungere le masse e le persone? Questa visione integralista del mondo e dell'uomo portò il profeta Maometto a credere che un altro, forse Giuda, apparve ai discepoli come simile a Gesù. Era questo essere simile a Gesù l'insegnamento degli gnostici, dei doceti. Gli sembrava impossibile a Maometto che le sofferenze finissero con la croce, con Gesù. Riteneva che il bene deve vincere e ogni fatalismo è da respingere, come lui che dovette fuggire, ma poi ritornò vittorioso alla Mecca. Diversamente dai salvati, dai credenti, dai cristiani, egli non realizzò che la croce attraverso la resurrezione fu in realtà la vittoria di Cristo. La croce è la vittoria di Gesù, non è la sconfitta di un poveretto finito crocifisso, perché è stata la sua missione volontaria. È scritto nel Salmo che lui disse: eccomi, o Dio, io vengo per fare, per compiere la tua volontà. L'uomo è buono, recita il Corano, è il vicario di Dio, non è nato nel peccato e quindi non è bisognoso di redenzione, di un redentore. Si libererà da solo, dicono, dalle sue debolezze. Noi invece affermiamo che il credente è giustificato in Cristo e non per la sola appartenenza alla comunità di Allah. Ed ecco perché noi cristiani facciamo il battesimo da grandi, secondo l'insegnamento di Gesù. Non troverete mai, neanche una volta nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, nelle Epistole, un battesimo di un bambino. Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo adesso considerare che il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo, ha un concetto del passato che è un momento storico della realizzazione degli ideali che insegna. Il già considerate carattere pubblico ed integralistico, ogni risveglio, rinnovamento, è perciò volto a un ritorno agli inizi, il che vale per la storia e per la lingua. E per il musulmano, insomma, la storia non consentirà momenti migliori del tempo di Maometto e dei quattro califfi guidati dalla giustizia. È possibile solo un ritorno a quei giorni felici. Il cristiano invece ritiene che il meglio deve ancora venire. Il credente crede che noi stiamo aspettando una patria migliore e sappiamo che il meglio ci è assicurato in Cristo. Alla domanda: e nei tempi di crisi? Rispondono: la risposta è nella decadenza, come durante l'invasione mongola o il tardo impero ottomano. Bisogna accettare con rassegnazione. Non è fatalismo, affermano, ma la comprensione del piano di Allah che temporaneamente permetterebbe così. Si tratta dell'accettazione di una predestinazione sempre tesa al bene del credente. I membri del corpo di Cristo, invece, come cristiani, sono persuasi che tutto coopera al bene di coloro che temono Dio. La lingua anche nel passato ha il suo splendore maggiore. Il linguaggio del Corano
è così considerato un miracolo, la creazione di una nuova lingua vera e propria. In realtà era già emersa una lingua dai vari dialetti della penisola arabica. I poeti la usavano nelle loro composizioni. Maometto e i suoi successori vi intravidero un fattore unificante per le varie tribù. E infatti va riconosciuto a Maometto il merito di aver unificato delle tribù che prima si facevano regolarmente la guerra. Primo testo di prosa scritto in arabo, il Corano è ritenuto perfetto grazie a una sua ispirazione verbale e per questo si può tornare al Corano, affermano loro, ma non superarlo. Per la Chiesa del Signore l'ispirazione delle Sacre Scritture consentì l'inerranza biblica, ma non consisté nella creazione di un nuovo linguaggio. Circola nel nostro ambito, in mezzo a noi, la cosiddetta frase «il linguaggio di Sion», perché i cristiani hanno delle parole comuni un po' dappertutto: «Dio ti benedica», «Alleluia», «Amen», «Grazie Signore», «Pace a voi» e così via. Ma non è una lingua inventata e soprattutto non è ritenuta una condizione essenziale per essere cristiani. Comprendere carattere, integratismo, nozione del passato nell'islamismo significa perciò cercare il perché il progresso del cristianesimo sia a volte lento nelle terre musulmane. Ci si rende conto che fuori dall'ambiente è più semplice portare a Cristo un musulmano e così, pur restando imperativo che noi dobbiamo andare dove è consentito farlo a predicare l'Evangelo nei paesi islamici, non dimentichiamoci di questa grande opportunità che l'Occidente e anche la nostra nazione Italia sta avendo: predicare agli islamici che sono fra noi, e sono tanti, tantissimi, e in questo habitat nostro, in questo ambiente nostro, per loro sarà più semplice accettare e accettare il Signore. Importante ricordare questo soggetto, quindi il risveglio dell'Islam, religione a misura d'uomo. Gesù dice anche ai nostri amici islamici: levate gli occhi e mirate le campagne, come già sono bianche da mietere. Vogliamo andare e portare a loro il messaggio della grazia dell'Evangelo del Signore. Insieme preghiamo un attimino, rivolgiamo a Dio, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Padre, ti lodiamo e ringraziamo perché tu ami tutti gli uomini, ti adoriamo perché hai avuto una parola per le amiche e gli amici islamici che sentono. Noi domandiamo la salvezza in Cristo per ognuno, perché desideriamo che tutti vengano con te nel cielo un giorno e possano godere dei tuoi beni. Domandiamo, Signore, salva ogni persona sincera che ti invoca e cerca Gesù. Chiediamo che tu possa toccare con la tua mano ogni credente che dopo lo studio della tua parola dirà: io voglio parlare a queste persone. Qualificaci tu, abilitaci tu, facci grazia tu e nel tuo nome ci riusciremo, perché le clamiamo risposta nel nome di Gesù. Benedetto eterno. Il Signore ci benedica. Voglio parlarti.